country. One America. Now. And. It's over, Muti. Time to die. Ciao a tutti amici, benvenuti su questa nuova serie su Old World Blues, dove le votazioni hanno deciso che sarà l'enclave di MacArthur a vivere. E quindi noi useremo MacArthur. Bene, molto bene. Vediamo un po' cosa ci riserva questo mondo. Allora, iniziamo in una brutta posizione geografica, ma siamo comunque nel enclave di Chicago, o almeno una frazione di esso, e pertanto vi do il benvenuto di nuovo in questa fantastica serie che spero che vi piacerà. Allora, MacArthur. Ecco il nostro focus 3. Bello enorme. Molto bene, ci aspettano grandi sfide. Iniziamo subito facendo Engineering. Di fortuna per avere 500 di manpower in più. Lavoro come bisogno. Abbiamo i nostri uomini. E quindi io direi che... Ah no, tu sei commanding office. Vabbè, quindi per forza te. Va bene. Mettiamoli di momento qua e vi metto in allenamento. Allora, Freezy Pinion abbiamo solo due, io direi facciamo subito delle difese, perché credo che sia meglio tenersi pronti per qualsiasi evenienza. Per il momento facciamo questo, poi decideremo più avanti. Se fa un'agenzia, la facciamo. Ogni riferimento è puramente casuale. No, i primi vertebre li metto già a disposizione. Ok, muoviamoci, possiamo già andare. Siamo ufficialmente partiti. Ecco qua. Tributo da parte di chi? Questi. Ah, ma cacca. Come storm morto. Ah, ma cacca. Non bermi i coglioni. Già troppe cose. Allora, i caps. Vabbè, già giocato, so come funzionano. Allora, The Last Great American Dynasty. Vabbè. Molti nella Wasteland sanno che in America ha subito un colpo critico nel 2077, che sarebbe la data in cui è iniziato lo scoppio dell'ultima grande guerra nucleare che ha portato alla distruzione del mondo, nel senso che l'ha portato in un mondo post-apocalittico. Non si sa proprio benissimissimo chi è che ha iniziato questa guerra, c'è chi dice i cinesi, c'è chi dice che sia stata una stessa Vortec a far sì che scoppiasse la guerra, in modo tale che tutti quanti usufruissero di questi vault creati dalla stessa Vortec, ma non come scopo di preservazione dell'umanità, ma come esperimenti. Vabbè, insomma, noi dobbiamo scegliere. L'ultima grande dinastia americana, i Richardson, che hanno combattuto, dobbiamo decidere che fine fanno questi. Dobbiamo capire se è riuscito a recuperare 25 armature atomiche e 50 plasma, fucile a plasma, oppure più persone possibili. Io prendo la popolazione perché
per vedere a 400 lumini in più. E in questo gioco avere la popolazione è molto meglio di avere già delle armi in più. A proposito di armi, questa è la nostra produzione, non è affatto male. In realtà, vediamo se si può aggiungere qualcosa in più. Facciamo uno scrap bicycle, ma giusto per aggiungerlo. E il CNC bot, questo qua lo mettiamo sotto. Vabbè, ci siamo, va benissimo così. Ok, il fuoco brucia sotto il suolo. Ah, quindi abbiamo scoperto che la Poseidon Energy che ci sta. Ah, Yengos, non ci sta tutta l'energia che potremmo prendere. Vabbè, con calma, una cosa alla volta, poi prenderemo Yengos Stone Park per avere le loro cose. Allora, all'inizio è meglio avere. Meglio avere una fabbrica cinese in più. Vediamo le prime famiglie. Cosa ci fanno? Ok, le prime famiglie. Mitsuma è una città strana. Una città dove i beni. Terra da coltivare non contaminata. Bisonti che non erano stati, cioè come dire, rigidi bisonti in salute. E foreste piene di legno vicino. Vabbè, insomma, nessuno era affamato. Vabbè, la società andava bene, insomma. La cosa negativa è che c'era un inverno che era molto rigido. Vabbè, noi alla fine possiamo prenderci. Ah, questo è buono. Questo che mi dà? No, 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 no. Meglio la source production. Ah, il team ottobre. Ah, la figlia di Enel Santiago. Che era anche di Enclave. Ha una soft. Ah, stavo a Raven Rock a Chicago. Raven Rock, se non lo sapete, è quel luogo dove in Fallout 3 succede il panico. Purtroppo. Vabbè, la gestione dell'enclave da parte di Bethesda in Fallout 3 è becera. Quindi potete fare anche un video a riguardo, ma non lo farò perché voglio vivere. Non voglio incazzarmi, almeno adesso. Facciamo scudo dell'umanità. Mutanti e Goom come armi, beh, benissimo. Più di tante minacce, l'Enclave qui protegge che per ricostruire l'America. Perché effettivamente il ruolo dell'Enclave era questo. Siccome l'Enclave era in governo ombra. Siccome l'Enclave era in governo ombra, un intento benevolo è quello di ricostruire l'America. La parte negativa è di usare il FEV, che è inutile, non serve a niente, fidatevi, non serve a niente, solo perché ha dei super soldati che effettivamente non servono, per avvelenare l'acqua che effettivamente serve, quindi avvelenarla sarebbe proprio una cosa da stupidi, però vabbè. Ibot variants, facciamolo, che ci servono. Ecco qua, Mercanto non è altro che una frazione della potenza dell'enclave di Chicago, e quindi abbiamo un ruolo vitale perché siamo uno dei pochissimi avamposti dell'enclave di Chicago. Mi piace questo, sì, perfetto. The Pose, che è successo? Chiedo guerra? Washington Brotherhood è in guerra contro gli Amacan Nation e The Cause. Ok. Abbiamo qua la New California Republic, la Legione di Cesare, insomma. Siamo ben carichi. Si sente un po' poco la musica, però. Aumentiamo un pochettino. Allora, sviluppiamo Warrior Trading, che serve, e Crowd Gear, che quando conquisteremo. Beh, però, potremmo mettere meglio. Sì, perfetto. Ma è molto meglio. Allora, mettiamo. È carismatica e c'ha agilità alta. Quindi movimento su terra più 5% e recovery rate più 5%. Io metterei un bellissimo. Lo sta. Modern Leader. Un survivalist.
Paintrain. Perfetto. Le nostre divisioni sono gli ausiliari dell'enclave. Madonna santa. Che macello. Mettiamoci in anti-tank e un altro di fanteria. Ho finito già i punti. Che cazzo? Vabbè. Che succede? In tutto questo macello abbiamo trovato roba dove poter. Madonna. Passiamo un po'. Mi ho dato roba praticamente. O li ammazziamo o meno. Io voglio stare con i flab, voglio prendere le bizarre e avere questo. Questi bonus. Ehi. Ne frega proprio. Grave plates. Movimento su terra più 10%, attrito meno 10. Ah, perfetto, raga, che pretendiamo. Ah, madonna mia, mo ci sta sempre sta monnezza, rompi i coglioni. Praticamente ogni tot tempo nel canale di Chicago ci chiede di dargli roba. E noi che possiamo dargli adesso è l'energia. Cattiva ci toglie stabilità. Che palme. Quanta energia abbiamo? Madonna. È un macello. Sarà un grande macello. La guerra è scoppiata nei Navarro Territories. Facciamo Secret Language. E Defend against the Brotherhood. Sì, facciamolo subito perché eccolo qui, il Montana Chapter, che è il nostro più grande pericolo al momento e quindi dobbiamo assolutamente essere vigili. In questo caso le sovrane d'acciaio sono state sconfitte da parte di Ender Patroclus. Cazzo è nome. Attacco le carovane, fermi. Dobbiamo proteggere le nostre carovane, che cazzo è? Di che parliamo? Allora, abbiamo un po' di punti. Monnezza. Quanta monnezza. Ah, a me San Salvatore. La famiglia Salvatore Vignolino. Ah, tu mi piaci. Tu mi piaci. Facciamo questo. God's Garden, il giardino di Dio. Effettivamente è una zona abbastanza che non è stata colpita tantissimissimo dalle bombe, però insomma non è una bellissima zona. Poi questa è una zona del Montana che è presente anche come regione ovviamente in Far Cry 5, che io vi consiglio di recuperare se non avete mai giocato e se vi piace il genere FPS, ma soprattutto se vi piacciono i Far Cry, perché Far Cry 5 credo che sia secondo solo a Far Cry 3. Far Cry 5 è davvero una delle cose più belle che possiate avere. Vi divertite come i matti. Se avete un amico con cui giocare, ragazzi, veramente vi divertite. Ok. God's Garden è fatto. Facciamo a shipment from Chicago e ci danno armi. Oh no. Mi sei quasi dell'apocalisse, no. Per favore, no. No, non li voglio. E questi rompono i coglioni. I seguaci di un'apocalisse possono essere buoni, ma se voi poi costruite troppe fabbriche militari, vi rompono le palle, ve le fanno togliere, vi tolgono la stabilità, è tutto un macello. Quindi io faccio direttamente tutto. Li blocchiamo, gli togliamo le risorse, gli rubiamo il forte, li massacriamo totalmente. Ok, abbiamo fatto shipment from Chicago. Io vado di Basic Training, anzi no, 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 voglio questo, The Missouna Market per farlo diventare un marketplace per avere più soldi, perché noi guadagniamo 10.000 tappi, poco. Abbiamo l'agenzia, mi sono scordato, facciamo Watch Out from Spies, subiamo la difesa, no template 3, i support equipment, vabbè, con calma, facciamo anche questo, mettiamo qua. Allora, attenzione, ecco una cosa, uno che è scomparso, vediamo un po' che succede. Allora, una squadra ottobre, vabbè, il team ottobre ha ricevuto una strana richiesta. Un gruppo di madri, mogli, fratelli,
che erano spediti ad est, hanno chiesto al caporale di controllare dove stavano andando le loro famiglie. Vengono Santiago è comunque convinta che tutti i coscritti sono stati presi a carico, comunque volevano che il caporale indagasse. Comunque c'è qualcosa di strano perché giustamente Santiago dice che sa cosa è meglio, che le lettere arrivano a casa, sono degli elogi, però perché non andare a vedere un po'? E vabbè, andiamo a vedere. Cazzo c'è? La Madonna, quanta roba! Allora, la prima visita del cavallo fu quella di un ufficiale in pensione che risiede nell'insediamento a Eagle Crest. Purtroppo il tempo non è stato clemente con un uomo anziano, perché è un ubriacone, praticamente. Il caporale quando entra passualmente nella stanza gli ha detto cosa che non puoi ubriacarti qua, no. Praticamente dice che non c'è niente di reale, facciamo tutti finta, quindi che non posso farlo anch'io. Si vede che è molto ubriaco. Caporale si siede. Alcune famiglie mi hanno chiesto di controllare come stanno i loro mariti e figli. Assicurando che stiano bene. E anche quella di smentire che poi ci sono confraternita. Vedo che hai gestito la coscrizione, le risorse della coscrizione, ma il file non dice esattamente dove sei andato. Caporale fa una pausa e dice: che dice? Le mani di questo vecchio tremano, vede? Mi sei indebito per me per Three Forks. Vabbè, non so cosa significhi. Il vecchio uomo sospira. Sono un vecchio decaduto che ci guadagna a parlare. Mettiamo questo. Vabbè, una situazione molto particolare a cui io direi che possiamo terminare qui il nostro episodio. Attendiamo giusto questi 15 giorni di del Gibson Green Outpost. Intanto facciamo un attimo Watch Out Spice, qua un cazzo si chiama. Grido è fatto, continuiamo la nostra aviazione. La prima aviazione non serve a niente, già dalla seconda si può parlare di vera e propria aviazione in questo gioco con questa mod. E perfetto, ottimo, ragazzi, il video finisce qua. Intanto io salvo, la chiamo in clave nel capture serie. Ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il primo vero episodio. E caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!